Marco Rossi per proseguire l'ottimo momento e ottenere il decimo successo stagionale. Gli ospiti per cercare preziosi punti salvezza. Amici sportivi, ben ritrovati dal CIGE di Begato, 26esima giornata dell'Eccellenza Ligure. Questa è Genova Calcio Riva Samba. Fontana in contrasto con Meoran, attenzione perché la palla passa, Beninati arriva però prima di lui un avversario e c'è calcio di rigore. Quintana per la rincorsa, di fronte a lui Edo Grosso. Quintana col destro, 1-0 Riva Samba. Sbuca la palla, Mura sul destro, Sandulli non riesce ad intercettare. Il mancino di Memoli, interessante. Duplice fischio, tutti negli spogliatoi, 1-0 Riva Samba in chiusura di primo tempo. Si riparte 1-0 per il Riva Samba, seconda frazione. Rossi, appoggio per Memoli, il mancino di Memoli, Longinotti interviene, il pallone in mezzo, Mura, lo stop, il mancino, che gol di Mura, l'ha inventato lui. Minuto 9, Genova 1, Riva Samba 1. Ancora Quintana, lo slalom, il destro, la palla rimane lì, c'è fuori gioco. S'accentra Raso, il suggerimento per Rossi, di testa, sorpasso, Genova Calcio. In pochissimi minuti, Raso inventa, Rossi concretizza, 2-1 per i biancorossi. Eccolo Memoli col sinistro sul palo di Longinotti, Mura in rovesciata. Fuori gioco però di Mura. Quintana col destro, Grosso invita i suoi a salire, Grosso, arriva il cross in mezzo, la palla che rimane lì, attenzione col destro, è andato Romano e Grosso di nuovo intervenuto. Va ancora Memoli, eccolo il numero 10, suggerimento dall'altra parte, è solo Mattia Roselli col mancino, Longinotti gli dice di no. Eccolo il rinvio lungo da parte di Firenze, fischia il direttore di gara. Genova Calcio che dunque vince nuovamente in casa, anche se non al Ferrando, al CIGE, 2-1 per gli uomini di Beppe Maisano. Un bel successo, il rimonta contro Riva Samba.